Present simple. Present Present sim. simple. Simple. Present simple è simple, semplice. Qui ci può aiutare molto l'italiano perché vostro present simple e nostro present simple è lo stesso. Se tu dici io leggo, l'altro italiano capisce che tu leggi in generale, tu leggi regolarmente. In inglese, se dico I read, che vuol dire io leggo, l'altro inglese capisce che io in generale leggo. Se poi in italiano, se vuoi cambiare frequenza quando leggi, tanto a poco, ogni tanto, eccetera, metti avverbi, come noi. Io posso dire in italiano, io non leggo mai. In inglese direi, I never read. Posso dire, io ogni tanto leggo. In inglese, I sometimes read. Io leggo sempre, I always read. Io raramente leggo, non ho tempo. I seldom read, I have no time. Io spesso leggo. I often read. Ora, questo è present simple, che è semplice ed è uguale. Poi c'è però una differenza quando si parla di present simple interrogativo. Perché voi italiani avete tante cose bellissime che poi man mano ve lo faccio capire quali sono, per noi inglesi. E uno che è molto bello è il tono che voi usate che cambiano le cose. Per esempio, se io dico, teniamo leggere, leggi? Questa è una domanda, no? Voi fate leggi? E questa è una domanda. Leggi, affermativo, no? Noi invece non abbiamo questo bel gioco di tono, noi, serve, a noi serve do. Quindi, se io faccio you read, tu leggi. Se dico do you read, diventa domanda. Quindi, leggi è do you read, togliamo il do, you read, affermativo. Poi, sempre da ricordare il S finale per lui, esso, lei, I read, you read, he, lui, reads, S finale, she reads, ok? Third person. Poi c'è l'altra, come si dice, negativo, negazione, I do not read, ok? Sempre do, questa volta negazione, che noi però do not abbreviamo, che diventa don't. Domanda. Do you read? Io, no, I don't. Domanda, do you read? Risposto, questa volta positivo, yes, I do. Ora, terzo persona ancora, he, she, quella è does. I do, you do, he does, she does. E it does, esso, egli, però in caso di leggere ovviamente non ci sa, non c'è. Invece, l'altro uso fondamentale è un stato di fatto. È così. E anche qui l'italiano può aiutarci. I am a man. Io sono un uomo. I'm a teacher. I am, abbreviato I'm English. You are Italian, probably. È una cosa che è così. E questo è l'altro uso di present. Simple. I am here for you, per voi. Ora che abbiamo visto present simple e anche quanto è semplice, vediamolo in azione. Who is this? I kill you. Oh no! Why? I kill you. Wait a minute. I kill you. Yes. I kill you is
Present simple. Present simple indica un'azione che si fa regolarmente. Come fai ad uccidermi regolarmente? Ma la pronuncia andava bene. Ma lascia stare la pronuncia. Comunque si dice I'm going to kill you. Intenzionale, capisci? Ok, aspetta. I'm going to kill you, salva con nome. E allora? Ah, I'm going to kill you. Oh no! Why? This night. Non t'ho chiesto quando. Quando sarebbe when. Io t'ho chiesto why. Yes. Perché? Poi non si dice this night, si dice tonight. Si dice this night, si dice tonight, si dice this night, si dice tonight. Ma perché non provi con una ragazza italiana, che sarebbe meglio? No! I must practice my English. Ok, last chance then. Wait, com'era? Are you killing you? Oh, mamma mia, ma sei gravissimo, devi studiare di più. Ma sto studiando, ho anche preso il libro Instant Killer. E allora aiutati con quello. Ah, già, lesson number one. Good evening, madam. I'm calling to inform you that I will be at your residence in order to kill you at approximately 11 p.m. Oh, no, no, no. You're wasting your time. The door will be locked. And there's nothing you can do to convince me to tell you that the key is under the rock in the garden. Perfect. Pronunciation. 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 Ah. Adesso mettiamo un po' a posto qualche cosa importante della pronuncia in inglese. Prima cosa, H. Quando tu vedi scritto l'H in inglese, ci deve essere. Ci sono delle eccezioni, per esempio ora si dice hour, in questo caso non si pronuncia, ma quelli dove si pronuncia l'H ci deve essere. Una volta una persona a me mi ha detto, io odio mio insegnante. Che è grave perché è il mio studente, ma comunque ha detto I ate my teacher, right? I ate my teacher vuol dire ho mangiato mio insegnante. Invece lei voleva dire I hate my teacher. Immagina che stai pulendo gli occhiali del sole. Fai così, no? L'inglese, H l'inglese è così forte, right? Very, very important. Quindi l'H. Alcuni altri esempi. House, per casa. Home, home è sempre casa. Sai qual è la differenza? Che home è di cuore, invece house è il struttura fisica. Heat, ecco, eat è A-T, eat senza H è mangiare. Heat con l'H è calore, no? Lo sai, noi inglesi siamo famosissimi in tutto il mondo per essere calorosissimi, ok? Anyway, poi abbiamo un suono. Abbiamo un suono in inglese che tanti macaronico inglesi da alcuni italiani viene fuori proprio perché, no, da tanti, perché non c'è questo suono in italiano. Ho trovato un modo di spiegarlo. Ora, io qualche anno fa non stavo molto bene, ero in ospedale e uno a fianco a me, che si chiamava Roberto, non stava tanto bene quel giorno lì, no? E lui era lì e faceva e io ho detto, vedi che sono capaci di fare allora, io questo lo chiamo uomo morente, anche se povero Roberto non è morto, cioè non era così grave per fortuna, ma io lo chiamo perché io immagino che qualsiasi uomo al mondo, ovunque cioè, tu vieni, spagnolo, inglese, italiano, quando stai male fai, cioè anche le donne intendo, quindi quello è fondamentale in inglese, guarda, first, primo, first,
confermare, non è confirm, è confirm. Giovedì non è Thursday, no, no, è Thursday. Thursday, uomo morente, veramente importantissimo questa vocale. Poi c'è R. Noi inglesi non abbiamo R, non abbiamo l'R come voi. Nostra R, adesso faccio un R inglese. Allora, prima di tutto, se l'R è l'ultima lettera e tanti volte anche quella in mezzo, non c'è neanche. Ma se l'R è prima lettera, è così, R, R. Mio, questo pezzo della lingua qua non sta toccando palato. Ho la lingua curvata in fondo alla bocca tra i due molari, se ce li hai ancora. Fa R, R. Questa è un R inglese, ma come ho detto prima, se l'ultima lettera non c'è nemmeno, guarda, answer, in risposto è scritto answer, ma non c'è il W, ok? Togli il W, togli l'R, answer, right? Acqua, water, water, coniglio, rabbit, rabbit, coniglio rosso, red rabbit. Io odio il coniglio rosso. I hate the red rabbit. Io odio il coniglio rosso di giovedì. I hate the red rabbit on Thursday. Più chiaro di così si muore. Beautiful music. It's beautiful like you. Amore, thank you. Sorry, it's thank you. So here we are at last in England. Yes. Are you happy? Oh, I hope your family hope. I hope your family will like me. Oh, my family will love you. Just like I love you, sweetie, sweetie, pumpkin face. Okay. Are you ready to order? In English? Boh! I will try. Dai, allora, cosa prendi? Vediamo cosa c'è di buono qui in Inghilterra. Ok, magari... due hamburger con le patatine. Oh, wonderful. Waiter! What? Baby, you order. Oh, ok. Two hamburgers with chips, please. Alright. Tamara. Yes. I have something to tell you. Okay. I am a man. Meno male. And you are a woman. Sì, direi di sì, sì. We are staying in the same hotel, in the same room, mm-hmm. and possibly even in the same bed. Now, I had absolutely nothing to do with that, of course, but... now, when a man and a woman stay together in the same room, sometimes, not always, but sometimes, things happen. Speriamo. Ma va? Tim. Tim, do you know what I'm going to do with you tonight? What? I'm sorry. Did you ask for water? Do you want water? What? Do you want some water? Yes. Still or sparkling? Sparkling. Okay. Ice? No. Well, what about lemon? No. And what about, I don't know, a little decorative umbrella? What? A little decorative umbrella? No, just water. Right, it's okay. Darling, what were you saying before? Oh, I knew it, I knew it. There's no sparkling left, do you want? Well, still then. Still, all right. Ice? No. What about lemon? No. Little decorative umbrella? No!
Present continuous. Continuous. Present. Present. Present continuous. Oppure lo chiamano anche present progressivo. Presente progressivo. Quando si dice endo in italiano o ando, sto camminando, sto mangiando, quel endo, ando, quello è ing in inglese. That's the gerundio, right? So, walking, eating, cooking, eccetera. Struttura di present continuous. I am talking. Soggetto. Essere, verbo essere, gerundio. Ora, in inglese del present continuous ci sono tre. Seguite e non è così difficile, perché è molto importante capire i ruoli di questi tre present continuous. La struttura chiaramente è sempre uguale, ma ci sono tre diversi. Il primo è, anzi i primi due sono uguali in italiano. La terza è più complicato, però poi arriviamo. Numero uno, quello che stai facendo in questo momento, questo istante, ok? Per esempio, I am eating a pizza. Ora, io spesso ai studenti chiedo una domanda che mi guardano come se fossi fuori di testa. Dico, allora, se tu a me dici in inglese I am eating a pizza, io che sono l'ascoltatore, dove sono? E loro dicono, vabbè, qui, in pizzeria, davanti a me. E dico, ok, ma non fai un po' una figura da pazzo così? Cioè tu a me mi diresti, se sei davanti a me, guarda, I'm eating a pizza. E io direi, ah, ok, very good. Non lo diresti. Infatti, il primo in questo istante è quando l'ascoltatore non ti vede. Quindi è 99% delle volte è al telefono, ok? Uno ti chiama al telefono, se è un inglese ti chiama e dici, what are you doing? Cosa stai facendo? I'm eating a pizza. In questo momento sto mangiando una pizza, in questo istante. Poi ci sono eccezioni, per esempio mia sorella, quando lei dice sarò pronto tra 10 minuti, io quando ero più giovane ci cascavo come tutti gli uomini, pensavo, ah ok 10 minuti, adesso faccio la calcolo, no? Di donna che 10 minuti per 3 mezz'ora e ci sono, però prima dicevo, hey, you're late, come on! Domanda, what are you doing? Lei in bagno sente il phon che va, i denti, che ne so, altri macchinetti, va, ok, I'm coming. In questo istante sto venendo, bugia, completamente bugia, I'm coming. What are you doing? 10 minuti dopo, I'm washing my hair. Sto lavando i capelli. Mi lo dici, io sono dall'altra parte della porta e io non vedo quello che sta facendo. Numero due. Uguale in italiano, questo è uguale in italiano. Tu davanti a me non dici sto mangiando la pizza, però se io ti chiamo dico cosa stai facendo? Sto mangiando la pizza con amici, niente di speciale. Number two, in questo periodo, come in italiano. Io davanti a te questa volta dico quindi cosa stai combinando? In inglese quando diciamo che stai combinando, due amici sanno loro present simple, no? Io so che sei sposato, lo so che ti piace, ti Juve, lo so che tu lavori là, però cosa stai combinando? Cosa mi dici di nuovo? Cosa stai facendo in questo periodo? In italiano, allora che mi racconti? Cosa stai combinando? In inglese sarebbe what are you doing with yourself? È il nostro modo di dire con te stesso. So, what are you doing with yourself? E tu rispondi una cosa che stai facendo. Ma I'm studying English. Sto studiando l'inglese. Ho cominciato e devo finire. Temporaneo. Magari poi studia per tutta la vita, però è una cosa novità che sto facendo in questo periodo. I'm doing yoga. Sto facendo yoga. È una cosa nuova. Sto facendo in questo periodo. Ok? Poi c'è la terza. Ora, io dico sempre che in inglese ci sono delle grandi cavolate. Pochi, però ci sono cose che veramente io concedo che sono veramente cavolate. Uno che è questo, che la terza present continuous in realtà non ha niente a che fare con presente, è un futuro. Ed è usato quando tu sai
che si rivolge a un'azione in futuro, sai l'ora, sai dove, sai con chi, è un crocetto sul calendario. È una cosa importante, perché le cose importanti vanno programmate. Ora, per non confondere con gli altri due present continuous, io suggerisco sempre di dire prima quando si rivolgerà a quell'azione e poi dirlo. Per esempio, tomorrow morning I am playing tennis. Ok? Io sto cioè letteralmente tradotto è domani mattina io sto giocando tennis, no? E vuol dire una cosa in futuro, però è talmente programmato. I'm playing tennis è una cosa importante, hai un appuntamento anche con un'altra persona, hai affittato, hai l'appuntamento con un'altra persona, quindi anche per rispetto lo devi dire, è una cosa programmata. È un futuro molto importante questo qua. Un altro esempio, stasera guardo la partita, una partita è molto programmata, mica aspettano me, alle 9 c'è kick-off, comincia la partita. So, I'm watching the match, guardo la partita, I'm watching the match this evening, ok? O this evening I'm watching the match, stasera guarderò la partita. Ma il fatto che tu usi present continuous, l'inglese capisci che è una cosa importante, è programmato. Ora che l'ho spiegato, tutte e tre vedremo in azione. Ehi, hai visto come mi ha guardata prima? Chi, quello con gli occhi azzurri? Sì. No. E invece sì. Lui mi vorrebbe dire qualcosa, lo sento, ma è troppo timido, è tenero, eh? Strabico? Non è vero. Dai, ma ci ho parlato prima io, non capivo se stava guardando me o se guardava la fermata dell'autobus. Proprio. Si vede che non te ne intendi di uomini, cara. Ah, Quella è una rara forma di bellezza. Sì, si chiama stortismo di Venere. Sì. Stortismo. Praticamente la dea Venere gettava fiori ai piedi di chi aveva stortismo. Se non aveva le braccia, Venere. Ma non lei. La sua statua non aveva le braccia. Non ha senso. Perché solo la statua? È perché avevano finito il gesto, no? Ecco qui una spiegazione tecnica. Opla, me la segno, eh? Dai, facciamo i compiti. Sì, io li faccio, però adesso parliamone, perché questo inglese, oh, ma non serve a niente. Ma quando lo riuso? Ammettiamolo, è una lingua morta, lo vogliamo dire? È importantissimo l'inglese. English is the future. Sì, vabbè. Allora, lezione di oggi era present continuous. Cinque esempi. Allora, dov'è? Ecco qua. Qualcosa che faccio in questo periodo. Oh. Number one. I am visiting my sick grandmother in Forlì. Giusto? Ma quale nonna malata, scusa? Lascia perdere. I am going out with Arnaldo. No, questo non è giusto, cara. Perché no? I'm going out. Perché è fidanzato e comunque l'ho visto prima io. Sì, vabbè. L'altra è I am cooking every Monday. Ah, e come mai? Perché mamma va a yoga. Davvero? Beh, almeno è quello che dice papà. Poi, I am planning, sto pianificando, la mia vacanza, my holiday in America again. Again? Again. E concludo con I am going to school, che è un fatto per cui... Che coincidenza. Bah, scrivo brava da sola. Cosa che coincidenza? Che vieni a scuola anche te? No, che i tuoi cinque esempi sono esattamente uguali a quelli di Sara. E chi è Sara? La ragazza di Arnaldo. Ah, sì? Dov'è? Dov'è Sara? Sara, dov'è? A Forlì, dalla nonna malata. È un caso? Ma certo, hai copiato tutto, Cori, lo sai. Guarda che non imparerai mai così. No, perché te li hai fatti tutti te i compiti invece, tutti da sola. È ovvio, no? Io voglio imparare l'inglese, perché così un giorno potrò sposare un principe in un castello. Allora, io non so più come dirtelo. Tu ti rendi conto che vivi in un mondo di fantasia? Cioè, un mondo che non esiste? Non è vero. Non è vero. Cioè, fammi sentire gli esempi tuoi, dai. Allora, me and my elf friends are visiting the little gnomes every Sunday evening. Tu ti senti, sì.
nomi di elfi. Sì, hai ragione, scusa. Ah. Ho dimenticato i trolls. Te lo volevo dire io, meno male che... bello gran trolls, bello che magari... Un bel folletto su un fungo, non lo vogliamo mettere. Piccolino, che cosa? Un folletto su un fungo? Piccolo però, non grande. Ma non esistono, Cori. Scusa se te lo dico, ma... Sei un po' strana tu. So we're finally going to Italy, right? Oh, Mike, look at this. In Italy, right, there are 54 police forces. And they all have pistols. Even the traffic warden, right, or so-called vigili, is armed with a pistol. Why would you give a traffic warden a pistol? Well, so they can shoot you, obviously. For doing what? Well, say for example you parked your car in a disabled parking space. Yeah. Well, then they'd shoot you in the legs. But then I would be disabled. Exactly. And then you'd be parked legally. Are you okay, Dave? Yeah, I'm just reading this book. It's called Italian Body Language. Pervert. No, not that kind of body language. Apparently, 40% of the Italian language is all physical gesture. David, this is 2011. We're in Italy, Europe. Everybody speaks English. Just speak English. It's going to be really useful. I bet, yeah. Oh. What's that? This means, what do you want? Very useful, yeah? What's that one? This is, what the hell do you want? If you are going to go around the land doing that, tell me now and I'll go around on my own, okay? John, this one's a bit more complicated. Can you help me? One. Go on. Right. Swing your left arm across your chest. Now block your left elbow with your right hand. You're a liar. Look, you have to talk. When you block your elbow, you have to say toe. 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 What is this one called? Toe. What? It means your sister. My sister? Yeah. But I haven't got a sister. Well, then you can't do it then. Oh, my. Look at this one. No, this is impossible. This is only for Italians. It's seven movements, Dave. Seven movements, all at the same time. No problem, I can do it. Come on. No, come on. You can't. You can't. Come on, I can do it. Come on. All right. Put your hands out in front of you. All right. When I say go, turn your hands out externally. Push your belly out, your chest out, your shoulders back, your head back, and make a sad face like that. Oh, my God, that's really complicated. It's impossible. Really, forget it. Come on, read it out to me again. I know I can do it. I'll concentrate. All right. When I say go, turn your hands out externally. Push your belly out, your chest out, your head back, your shoulders back, and make a sad face like that. Are you ready? Yeah. Go. Like this? I don't know. It's not a video, Dave. So what's this one? I don't know. And John, it's written. It's written, yeah. I don't know. That's what it means. Oh. Yeah. Signore, signore e signori, un attimo di attenzione per cortesia. Il capitano Raimondi che vi parla. Vi chiediamo cortesemente di ritornare ai vostri posti, di raddrizzare il tavolino in posizione verticale, di far ritornare il sedile anche lui in posizione verticale, in quanto tra pochi istanti incontreremo una turbolenza particolarmente violenta. Grazie.
Beautiful language, isn't it? Yeah, it is nice. What do you think he was saying? But don't worry. It'll be in English now, I'm sure. There it is. Ladies and gentlemen, please attention. Is the captain Raimondius speaking? Please return to the chairs and close the door and close the little table and close the windows and close the belt, because in minutes we have a wind on the plane, and the plane is broken. Capito, se lo sei tu, dillo tu, no? The plane is moving, things, and please don't afraid, don't stay afraid, but please. What language was that? Oh. Oh my God, Dave, what? All the men, all the Italian men are holding in their hands their testicles. Why are they doing that? I don't know, to protect them maybe. To protect them. If I'm going to protect a part of my body, I'm going to cover my face, surely. Well, John, if we crash into those mountains down there, it isn't going to make any difference which part of your body you're protecting, is it? Well, yes, it will make a difference, actually, because I'll be covering my face. And so at least they can identify me. Well, maybe Italians are identified by their... Yeah, no, in fact, John, be very careful when we get to Milan, because if you get arrested, they don't take a picture of your face. What? I want to go home. Oh, finally, we've landed. Oh my gosh, they're clapping the pilot. Dave, they're clapping the pilot. Why are you doing that? I don't know, but who cares? We're in Italy. All the skies are the same, yeah, flying to you again. Hello, and welcome to Storytime. Meeting the family. Today was a big day. I finally met the family of my girlfriend, Concetta, and it was a disaster. They came from a small town in South Italy. Before they arrived, Concetta was very agitated. Now remember, John, they come from a little town in the south of Italy. And they have a different mentality to the people here in Milan. How? I asked. Well, they have old ideas, especially my grandmother. Don't be surprised if she asks you a lot of questions. I put on my best shirt and was determined to make a good impression. Concetta was very important to me. At the table, I was agitated, but confident. The first to speak to me was Zia Grazia. She said, "So, how is the Queen? Is she well?" "I have no idea," I answered, honestly. "I like her son. What's his name?" "Carlo," I answered, remembering that Carlo was how Prince Charles was known in Italy. No, not the one with the big ears. The other one, the beautiful one." "Andrea?" "Exactly.
Then she looked at the others and said, "See? It may be the English royal family, but they all have Italian names." I didn't comment. You can say what you want about the southern Italians, but they cook very well. The grandmother, Nonna Pia, arrived with a big herring on a plate. I was happy about this because I love fish. But the sauce interested me more because it was blue. "What's this?" I asked. And immediately Zia Grazia said, "It's a fish. Don't you have them in England?" After some very animated eating, talking and shouting, Zia Grazia decided to victimize me again. "I like the English," she smiled. Well, this was positive. "And do you know who my favorite Englishman is?" "I don't know," I said. "Hugh Grant? David Beckham? Mr. Bean?" "No, Sean Connery." I don't know how, but I stayed calm. Zia Grazia, Sean Connery isn't English, he's Scottish. "Oh, it's the same thing," she said. I exploded. "No, it's not the same thing. He is from Scotland in the north. I am from England in the south. He is not English, he's Scottish. You know, big hairy men in miniskirts, Scotland." There was a terrible silence. Everybody was looking at me, thinking I was crazy. "Well, I like Sean Connery anyway," said Zia Grazia defensively. After a little wine, the grappa arrived. After the grappa, Nonna Pia started to talk a lot about old traditions of South Italy and how a woman should be with her man. "So when are you going to marry?" she asked us. "It's a little early, Nonna," said Concetta, her face red. "Well, don't forget," said Nonna Pia. "You'll be a good wife, Concetta. When your man returns from work, you must have his dinner ready on the table." I couldn't believe this. This evening, I decided that Nonna Pia was right. I am the man, and I should be a man, South Italian style. So when I returned home, I said to Concetta, "I want to eat now, woman." I am writing this from a place called Pronto Soccorso. The doctor says my nose is broken in two places, and I was fortunate that I still had all my own teeth. Quindi, ricapitolando, present simple, una cosa che fai semplicemente, in generale, lo fai regolarmente. Se vuoi cambiare la frequenza, devi mettere avverbio, no? I work, io lavoro, anche in italiano, come in inglese si capisce che lavori in generale. O se lavori ogni tanto, I sometimes work. Se lavori sempre, come me, I always work. Se non lavori mai, I never work, ok? Poi c'è il stato di fatto, no? È così. Come diceva Tim nel ristorante, I am a man, you are a woman, perché lui è un uomo, è così, e non c'è dubbio, e lei, non c'è dubbio, è una donna. Cats like milk, i gatti piacciono latte, dogs like bones, cani piacciono ossa, è così, historical fact. Poi abbiamo guardato il present continuous, che ci sono tre. Il primo, qualcosa che sta succedendo in questo momento, che lo dici solo al telefono o almeno comunque quando l'altra persona non ti vede, perché se tu sei davanti a me non mi dici I'm brushing my teeth,
No? Perché ti vedo quello che stai facendo. Me lo dici al telefono. What are you doing? E tu, I'm brushing my teeth. This is an example, ok? Poi numero due, qualcosa che succede in questo periodo. I'm decorating my kitchen. Sto decorando la mia cucina. Hai già cominciato e devi ancora finire. E poi c'è la grande cavolata, il futuro. Dico cavolata perché tecnicamente è present continuous, però in realtà è un futuro. Ed è una cosa quando tu hai super programmato qualcosa. I'm playing tennis with my friend tomorrow morning, per esempio. E con questo io direi che possiamo dire ciao. E non... Ciao. Senti, John, volevo chiederti, dopo c'è una mia amica che... vorrebbe uscire con te, se si può organizzare un appuntamento, ecco, sarebbe interessata. Sono molto lusingato, però I'm seeing someone. Cosa? Sto vedendo una persona. Poi io conosco sue amiche. Cioè. Lui sta vedendo una persona, per cui present continuous. Sì. Complimenti. Bravo, eh. Bravo, sì. Begli insegnamenti, così. E perché? L'hai detto tu, present continuous è una cosa temporanea. Sì. Succede, per cui tu vedi questa ragazza così, per un attimo, poi la usi, la butti via, come fai sempre, Cioè lui viene qua in Italia, ci ruba le ragazze, poi via una dietro l'altra. Ma non ti vergogni, ma vergognati, impegnati un po'. Siamo insieme da 10 giorni, quindi sto vedendo una ragazza. Tu cosa useresti? Present simple? Lei è mia donna, come Tarzan, lei è mia donna, come un stupido misogino masculista della giungla, Farei così? No, io invece lo rispetto questa ragazza. Se è una cosa temporanea adesso, non si sa, magari diventa permanente. Io spero che diventi permanente, mi piace tantissimo questa ragazza. Anzi, può darsi che è la ragazza di mia vita. Ah, vedi allora. Ecco, non è difficile. No, okay. Ecco, basta dire le cose. È finita la puntata, non c'è bisogno di mettermi a posto. No, ma hai detto tu, c'è l'appuntamento con la ragazza della tua vita, per cui ti metto a posto. Come si chiama? Non mi ricordo. Scusate for that. Anyway, pensate cosa c'è nella prossima puntata. Tutti i tempi più importanti di futuro è passato. Quindi dopo solo 2 puntate avete tutti i tempi più importanti di presente, futuro e passato. Quindi ovviamente non mancate. Alla prossima. Non mancare, don't miss, la prossima puntata dove il nostro killer terrorizzerà la nostra povera signora. Ma con suo inglese, non peraltro. Poi sentirete un ghiacciante confessioni da Tim del suo terribile passato. Scoprite pure perché Sarci ha dormito una notte per strada con tutta la famiglia. Cosa farà poi Dave adesso che ha una nuova ammiratrice? Tutto mediterraneo. E ovviamente ci saranno i nuovi avventure di un inglese in Italia con Story Time. So until then, see you next time. Azione. Like a baby, mi guardi e non sai che cosa ho detto. E baby, I know why. Hello, hello, hello. Puoi dire tutto quel che vuoi. Ti passo un attimo insieme a me e se ce la fai.